finché consideriamo quei comportamenti dei comportamenti degni solo di persone straordinarie, renderemo difficile cambiare la realtà delle cose. Quando invece saranno comportamenti che apprezzeremo nell'ordinarietà e che saremo capaci di mettere a terra nell'ordinarietà, avremo già cambiato tutto. Della vicenda di papà sono tantissime e la consapevolezza da parte di tanti cittadini, non solo milanesi, tutt'altro che solo milanesi, del significato di quella storia è molto importante. Qual è il significato di quella storia e qual è la sua dimensione di attualità? Papà si è opposto a un determinato sistema di potere, intendendo per sistema sia gli attori sia le modalità operative. Quegli attori non ci sono più. Tuttavia i meccanismi del potere, che sono un pezzo del sistema del potere, non sono così tanto cambiati, perché sono quelli dell'essere umano. Alcuni di quei protagonisti erano consapevoli di far parte di una consorteria non necessariamente organizzata, alla quale non era estranea la criminalità di stampo mafioso, capace di utilizzare gli strumenti peggiori per fermare coloro che si opponevano agli interessi di quella consorteria. E allora l'attualità è nella dimostrazione della capacità dell'essere umano di rimanere libero dal fascino di quel sistema, dal pensiero dell'interesse personale, anche quando quell'interesse è aver salva la vita, e da ogni forma di condizionamento volto a limitare o negare la responsabilità che si è scelta. Dobbiamo fare un passo in più, e quello che genera un pochettino di sconforto è che esempi che ci hanno dimostrato quanto deleterio sia il degrado rispetto al sistema delle regole e allo stesso tempo quanto virtuoso sia per tutta la società il rispetto dell'ordinamento e la capacità di vivere a fondo la propria responsabilità, ecco, sono talmente tanti gli esempi in una direzione o nell'altra che la nostra scelta come collettività dovremmo averla già fatta, come individui dovremmo averla già fatta tutti. Una delle spiegazioni della crescita incredibile di Sindona, della creazione dal nulla di un impero, cosa che giustamente creava intorno a lui un'immagine anche di fascino, è data dall'incapacità del sistema normativo allora di prevenire distorsioni come quelle delle quali lui è stato protagonista, delle quali poi è stato protagonista Calvi e così via. La principale responsabilità di chi ha interpretato la politica in quegli anni rispetto a queste vicende è stata quella di non aver voluto fare le riforme necessarie per stare al passo coi tempi. Nel frattempo il sistema si è evoluto proprio dalla vicenda della banca privata italiana, del Banco Ambrosiano e di un altro fallimento importante in Germania, sono nati i presupposti per la regolamentazione che va sotto il nome di Basilea 1. Ora, è più facile di allora prevenire delle situazioni patologiche. Il potere politico da sempre ha l'ambizione di diventare potere assoluto e quindi di sentenze criticate anche con metodi, con parole grevi, siamo purtroppo abituati a vederne. La caratteristica di questa fase, ma proprio di questi giorni, è che a fronte di qualche esponente del mondo politico che ha quegli atteggiamenti, troviamo una magistratura indebolita come non mai. Perché? Perché le dinamiche della magistratura
si sono palesate molto simili a quelle della politica in relazione a determinate scelte. Attenzione, non mi sto riferendo alla scelta sul procedimento X o sul procedimento Y, ma alla scelta sulla strutturazione sull'organizzazione della magistratura e sulla attribuzione dei ruoli di massima responsabilità, e mi riferisco fuori di dubbio allo scandalo cosiddetto del CSM. Allora quello che mi preoccupa maggiormente è questo disequilibrio che oggi c'è, determinato in parte dallo straordinario volume di alcuni esponenti politici, dall'altro dalla autodelegittimazione che la magistratura ha posto in essere di se stessa. Ovviamente con loro però principalmente ne parlo, hanno la fortuna di poter ascoltare anche la testimonianza di mia mamma, che non è poca cosa perché offre una prospettiva molto più completa di quella che posso offrire io, soprattutto per quelli che sono i ricordi della normalità della persona. Quello che cerco di rappresentare loro è come quella del nonno sia una storia bella. Sì, dolorosa, sì, complicata, ma bella, perché dimostra come ciascuno di noi ha la possibilità di mettere a frutto la propria vita, non di passare il tempo, ma di utilizzarla per migliorare il mondo nel quale viviamo. E questo papà, col suo esempio, con la sua testimonianza, è proprio quello che ci consegna. Penso che il titolo del libro Un eroe borghese sia meraviglioso, sia proprio stupendo. Il problema è che eroe evoca sempre qualcosa di straordinario. Quando noi ci raffrontiamo con storie come quella di papà, come quella di Guido Galli, ci viene facile porli su un altare, che è un gesto identico al definirli eroi. Il problema è che quell'altare segna la differenza, la distanza tra il nostro mondo e loro. Loro sono qualcosa di più, io sono normale. E allora da normale io non mi sento impegnato quanto loro si sono sentiti impegnati. A me preme invece proprio dire che quella è la normalità, che quelle vite, che sono delle vite piene e che benché interrotte tragicamente hanno realizzato la ragione dell'esistenza, la ragione della vita, sono un'opportunità accessibile per ciascuno di noi. Finché consideriamo quei comportamenti dei comportamenti degni solo di persone straordinarie, renderemo difficile cambiare la realtà delle cose. Quando invece saranno comportamenti che apprezzeremo nell'ordinarietà e che saremo capaci di mettere a terra nell'ordinarietà, avremo già cambiato tutto.